Hold a moment. While they rush ahead, this leads to our true destination. We should walk the petitioner's path as before. An army fights and dies for us. The longer we tarry, the more soldiers we lose outside. Let's jump down and be done with this place. Just a thought. Maybe rushing through this place like a mad bull isn't the best plan. You see the urgency. We cannot find the Well of Sorrows unprepared. Volete il pozzo? Ah, a proposito, salve ragazzi, io sono qui. Ma cazzo ho detto? Salve ragazzi, io sono Zero e oggi siamo su Dragon Age Inquisition senza aver messo il cronometro. Quindi, volete il pozzo, vero? You're very eager to reach our destination. Are we not all eager to stop Corypheus from achieving his mad plan? It sounds like what you want is that well. There is a danger to the natural order. Legends walked Thedas once, things of might and wonder. Their passing has left us all the lesser. Corypheus would squander the ancient power of the well. I would have it restored. Non ne sapete niente, cazzo. No, credo che possa nuocere un po', giusto un po'. Quindi non ne sapete niente. You barely know what the Well of Sorrows is, but you want to restore it. Yes. Is Thedas so full of wonders that we should leave them to die one by one? Mankind blunders through the world, crushing what it does not understand. Elves, dragons, magic. The list is endless. We must stem the tide or be left with nothing more than the mundane. This I know to be true. I read more in the first chamber than I revealed. It's said a great boon is given to those who use the Well of Sorrows, but at a terrible price. Quale dono e prezzo? What exactly did that altar say about the Well of Sorrows? Like most elven writing, it was insufferably vague. The term I deciphered was Halam Shivanas, the sweet sacrifice of duty. It implies the loss of something personal for duty's sake, yet for those who served at this temple, a worthwhile trade. Tutto ha un prezzo. What sort of curse should we brace ourselves for if we use the well? 'Twould be easier by far to advise you of a curse. This price is not so well defined. My priority is your cause, but if the opportunity arises to save this well, I am willing to pay the cost. And gain what? That is what we must discover. The rituals may point the way. Non sono convinto. Allora, segui i caprini attraverso il terreno o segui i rituali. Ecco una delle piccole scelte, perché mi hanno detto che ci saranno molte scelte in questo coso. Quindi, allora, Calpernia attraverso la spaccatura del terreno o esegui i rituali. Non so chi è Calpernia. Calpernia è quella tizia, ok. Terreno esegui rituali. Questa è spaccatura del terreno. E quelli sono i rituali. You abandon these rituals, Inquisitor? Think carefully. There is no return once we follow the Venatori. Grazie per mettermi ancora più tensile addosso dicendo cazzo faccio adesso. Grazie, davvero. Allora, aspettate, le cuffie mi stanno davvero smandruppando l'orecchio. Che tristezza. Allora, questi sono i rituali, giusto? Segui il piano attraverso il spaccatore del... Segui i rituali, segui i rituali... Sì, ho capito, questa... Capisco... ho capito. Diciamo che negli obiettivi dei trofei, perché io devo fare semplicemente quello che c'è scritto nei trofei, mi dici di reclutare un potente alleato per sconfiggere il male supremo. E non so se andando nel pozzo riuscirò a... fare quello che devo fare, ovvero dammi i soldi. Pennuto. Grazie, Pennuto. Ah, grazie. No, no, non sapevo che ci fosse. Sì, stai zitto. I believe we are in the presence of the elven goddess Ondrul, lady of the hunt. It is said the Dalish invoke her before a chase, especially if they happen to be stalking humans. Non mi sento mai in pericolo. We're
lucky civilization as we know it is intact. Some admire the Dalish for avoiding the gifts of progress for so long. Many Orlesian commanders consider skirmishes against the Dalish excellent sport. Porca, salta, ma che ci vuole mettere le mani a salire, dannato inquisitore? Va bene, usiamo le scale, siamo uomini civili. Utilizziamo dunque ciò che l'uomo ha fatto. O elfi, non so, chi cazzo li ha fatti, per salire sulle cose, quindi. Ragazzi, davvero non so se arrivare al pozzo e ottenere il potere o no, però ottenendo il potere credo sia una cosa un po' bastarda da fare. Infatti i nostri uomini moriranno se ottengo il potere, quindi non credo sia una cosa molto merda, molto giusta da fare per l'inquisitore. Non so perché faccio sono già qui, ok. Dorian, se guardate come sono bastardi, dai. Ora vado dietro e mi ritolgono tutti, no? No? Ok. Che poi ci sono queste, coglioni. Potrei fare così. Io vado di qua. Oh! No! Dannazione, quindi vi avviso, se andate fuori strada, vi fottono. Ok. Perché lo sto facendo poi non lo so bene. Zig zag tra le anguille. Salva! Ma non si può salvare. That did something. Indeed. Time to proceed to the next ritual, I should think. Io non sono sicuro, ragazzi. Penso che qualcosa andrà storto di sicuro in questi rituali, perché è sempre così che va. Quindi vediamo se c'è qualcos'altro in giro, se no ce ne andiamo a fanculo alla prossima depredazione. Depreda le scarpe. Sì, una scarpa, ho trovato una piastra nanica. Lui sì che è un mago, non tu. Comunque salviamo. Esatto, salviamo, perché sono 120 ore di gioco e non voglio perdermi certo 120 ore di gioco, per la miseria. Dopo questo video gameplay la smetto di fare, perché ne ho fatti parecchi di seguito e la mia testa sta già andando a pomiciare per conto suo, ecco. Quindi, allora, quanti rituali mi mancano? Uno e due. Quindi facciamo questo, poi dopo si vede il prossimo. Vabbè, ragazzi, più facili di così non è che... Ok, questo fosse un po' più difficile. Ma giusto un po', eh. Non cadere. Bravo, bravo. Salta! Oh, ma che cazzo, mi metti in mezzo pure tu adesso. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, togli. Bravo. Salta. Ok, ma allora sei coglione. Dai. Uno. No. No! Certo, ovvio. Sì, ma certo, adesso devo salire un'altra volta da bravo uomo che sono. Dai, sali. Vi farò vedere un po' come si supera questa bella particina di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non so perché sto contando. Salta qui. Bravo, 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 bravo. Scendi. Ok, 1, 2, 3, 4. Vai così? Abbiamo finito? Oh no, manca qualcosa? Merda. Sto merda di Morrigan sta sempre davanti ai cogloni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sali questo. Morrigan, se non ti togli dai cogloni. Perché? Cosa ho fatto di male? No, no, non cadere, non cadere. Porca. Ragazzi, mi sto un po' incazzando. Non riesco a camminare su dei cubi. Che bello. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zumba. Ma perché no? Fammi capire il motivo. Cosa ho fatto di... tira, cos'è? Non l'avevo visto.
Quindi? In cosa mi aiuterebbe questo simpaticissimo coso? Ah, forse mi do un'idea su dove partire? No, il cazzo mi blocca completamente la via. Ma grazie. Ma davvero, proprio un ringraziamento specialissimo. E sono cazzo di nuovo, porca. Io non ho capito cosa ho fatto, ragazzi, non l'ho capito. Si è anche richiuso il portone. Vita mia, sali su un muretto, mi sta salendo la depressione totale. Perché sono qui ad aprire una merda di cose. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ragioniamo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Posso scendere? Non posso scendere. Altra cosa che abbiamo scoperto, ragazzi, non si può scendere. E non mi ha fatto il cubo, bene, bene. Continuiamo così senza... Ah, però si può camminare su quel coso. Ok, capito, capito. Possiamo ancora farcela. Non turbiamo i nostri animi e continuiamo a camminare. Ok, ok, sta andando più che bene. Va bene, va bene. Non dovevo salire quassù. Dovevo tirare quella leva. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. No, Morrigan, togliti Morrigan. Ce l'hai lì, ce l'hai lì. Aspetta, aspetta, vai, continua Cassandra. Facciamo così, Cassandra, vai qua. Vai, vai qua. Cass, bravo. Oh, porca. A quanto pare non si può usare un amico per imbrogliare. Questa sì che è una novità. Mio Dio, che novità. Continuiamo su questa bella pista ghiacciata. Non devo andare lì, no, non devo andare lì. Poi, con calma, ragioniamo. Lì c'è un coso che devo attivare. Attiva. Bravo. Non è servito una massa, vero? Sì, è servito un po'. Un po', dai. Uno, due, tre. No. Mi uccida qualcuno. Sai, sapete cosa? Penso che non farò più rituali, mi butterò direttamente giù. Però questo ve lo devo far vedere, sto qui da più di 10 minuti a cercare di fare sto coso. Non andare lì? Perfetto. Salta, qui. Perché si è tolto? Questo vi è piaciuto molto, la mia frase d'amore, vero? Modestamente. Ok, di qua. No, di qua si continua. Mannocciola Giovanna, girati. Fottetevi, siete rimasti dall'altra parte. No, ok, non sono così bastardo. Avanti. Avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Là. Porca. Mi scusi. Mi scusi. No, Morrigan, togliti dalla minchia. Ragazzi, guardate la faccia di quest'uomo. Cioè, non la sua schiena disgustosa. Guardate. No, non è disgustosa. Però guardate la sua faccia. Talta! Scavalca per la miseria, è lì. Sai, città. Bravo, bravo. Così, così, così ti voglio, ok? Ok? Ragazzi, mi sono salite le palle fino proprio in gola, ok? Non ne posso più. Guarda, basta sentire la mia voce, sto cadendo in una depressione mortale. Faremo questa bella decisione, ovvero andare qui o andare... Sì, grazie. Andare in quel fosso nel prossimo video gameplay. Gameplay con la C. E quindi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Però è venuto un po' di merda perché non ricerchi. E quindi se vi è piaciuto commentate, condividete, mettete mi piace, iscrivetevi. Noi ci vediamo nel prossimo video gameplay. Bye bye.